In scena al Teatro Eliseo di Roma, una nuova versione del Don Chisciotte ambientata ai giorni nostri. Leonardo Metalli. Dove siete? Assassino Savarina! Dove siete? Vi siete nascosti, assassini! Circus Don Chisciotte fa rivivere il capolavoro di De Cervantes. Ruggero Cappuccio, che neanche l'autore e il regista, tra classicità e modernità, racconta la storia di Michele Cervante, singolare figura di vagabondo colto, presunto discendente dell'autore del Don Chisciotte della Mancia, che esplora le ombre urbane della città. Circus Don Chisciotte è un lavoro che si rivela essere una gemmazione di un antico classico che è appunto il Don Chisciotte di Cervantes. Ci sono testi che producono nuovi testi, che producono nuove gemmazioni ed è questo il caso. Naturalmente qui siamo in un'atmosfera che non è quella del Seicento spagnolo, ma è un'atmosfera immersa nella Napoli attuale, presso il binario morto di una stazione suburbana di Napoli. Il professor Michele Cervante, probabilmente un discendente di Miguel de Cervantes, incontra una serie di avventurieri che purtroppo conducono più o meno la sua stessa vita. Dico amici miei, facciamo la rivoluzione! È tutto, il TG1.